Ebbene sì, l'ho fatto, ho venduto. Benvenuti su Investire con Gus. Ho deciso di vendere questa azione e in questo video vi spiegherò perché l'ho venduta. Ma prima facciamo un piccolo gioco. Scrivete nei commenti quale pensate che sia l'azione che ho venduto. È un'azione di cui vi ho già parlato sul canale. Ogni persona che scriverà un commento provando a indovinare qual è l'azione che ho venduto riceverà un bel cuoricino. Tutti parlano delle azioni che comprano, ma raramente parlano di quelle che vendono. Penso sia perché hanno paura di sbagliare. Anch'io molto spesso sbaglio con le mie vendite. Normalmente quando vendo un'azione questa continua a salire e alla fine mi mangio le mani, però fa parte del gioco, succede così. Se hai una motivazione per vendere la tua azione, indifferente quale sia, basta che abbia un senso ovviamente, ha senso venderla. Se per te ha senso venderla, vendila. Poi alla fine magari te ne pentirai, però in quel momento magari poteva essere la scelta migliore. In questo video vi spiegherò perché ho deciso di vendere questa azione, ma prima dovete fare una cosa molto importante, cioè lasciare un bel mi piace e se sei nuovo ovviamente iscriviti al canale. La prima ragione per cui ho deciso di vendere questa azione è il fatto che ci stavo pensando come se fosse una scommessa, nel senso che aspettavo con ansia i risultati trimestrali, sperando che questa azienda salisse, che le azioni di questa azienda salissero in una maniera notevole. Adesso devo dirvi assolutamente qual è l'azione di cui vi sto parlando, perché sennò non posso spiegarvi la cosa in una maniera decente. L'azione di cui vi sto parlando è Biogen. Come ormai saprete, c'è la possibilità che nei prossimi mesi la FDA approvi il farmaco di Biogen aducanumab. Questo è un farmaco per la cura dell'Alzheimer, quindi se dovesse essere approvato è molto probabile che le azioni andrebbero in rialzo in una maniera veramente pazzesca, come era già successo qualche mese fa quando le azioni sono salite del 40% perché si pensava che questo farmaco sarebbe stato approvato. Alla fine così non è stato, c'è stato un parere negativo da parte degli esperti che doveva consigliare alla FDA se approvare il farmaco oppure no. E quindi poi le azioni hanno bruciato tutto il guadagno. In questi mesi mi sto rendendo conto che questo investimento ha un senso soltanto nel caso in cui aducanumab venga approvato. Perciò, visto che non è ancora stato approvato, questo non è più un investimento, ma è una scommessa. Quindi ho deciso di liberarmene perché non va bene scommettere. Noi dobbiamo investire utilizzando i fatti che conosciamo, non possibili accadimenti futuri. Perciò il mio comportamento stava diventando stupido, stava diventando il comportamento di uno scommettitore, non di un investitore. Poi mi sono posto anche un altro dubbio, cioè quale sarà il futuro di Biogen? Anche nel caso in cui aducanumab dovesse essere approvato, quanto potrebbe guadagnare questa azienda da questo farmaco? E quanto ci vorrà perché questa azienda guadagni da questo farmaco? Probabilmente ci vorranno tra i 3 e i 5 anni nel caso in cui venga approvato. Ed è molto probabile che l'azienda da questo farmaco riuscirà a guadagnare più o meno 2 miliardi all'anno, forse 3 miliardi? Quindi sì, sono buone somme, però vedendo come i risultati di Biogen si stanno erodendo, come stanno peggiorando, non basterebbero neanche questi soldi a migliorare la situazione dell'azienda. Quindi il futuro è molto incerto e valutare il futuro di un'azienda biotech è veramente molto ma molto difficile. Se investite in aziende biotech state molto ma molto attenti perché non siete in grado di valutarle. A meno che voi non siate dei dottori, delle persone che operano in questo settore, nel settore biotech. Infatti anch'io mi sono reso conto che magari è meglio evitare questi investimenti. Il punto numero 3 è il fatto che ho trovato occasioni migliori. Questo in realtà dovrebbe essere il punto 1, perché è stata la discriminante più importante nella mia decisione. Ho deciso di investire in delle altre azioni. Ultimamente ho investito più o meno in 4 nuove azioni. Ho fatto una bella pulizia del mio portafoglio e l'ho reso veramente fantastico, il più bel portafoglio che abbia mai avuto in vita mia. E mi sono reso conto che quando ho venduto Biogen mi sono subito sentito meglio, mi sono sentito molto più tranquillo, molto più contento ad aver investito nelle altre azioni in cui ho investito. Vedremo se alla fine avrò fatto una buona scelta, però in quel momento era la scelta migliore. Ricordatevi sempre che se trovate delle occasioni migliori, non è una brutta idea vendere le vostre azioni, sia che siete in perdita, sia che siete in guadagno. Tante volte sento di persone che magari detengono delle posizioni in perdita del 50% e in cui non credono più, ma le detengono ancora soltanto nella speranza di recuperare quelle perdite. Però se voi invece quei soldi andaste ad investirli in un'azione migliore, in un'azione in cui credete veramente tanto e in cui le possibilità di guadagno sono migliori delle azioni in cui siete investiti, ha assolutamente senso chiudere quella posizione, anche in perdita, per investire in una nuova azienda, in una nuova azione. Poi è chiaro che potreste sbagliarvi, ma non ha senso non investire soltanto per la paura di sbagliare, perché sicuramente farete sempre degli errori, gli errori ci saranno sempre. Il compito di un investitore è sempre quello di sbagliare il meno possibile, però un investitore sbaglierà sempre, le valutazioni non possono essere accurate al 100%, ci saranno sempre degli errori. Quando fate delle scelte di investimento, che sia semplicemente comprare un'azione o che sia venderne una per comprarne un'altra, dovete sempre calcolare qual è il vostro possibile risk reward nei due investimenti.
investimenti e quindi andare a scegliere quello che vi offra il maggiore ritorno possibile con il minor rischio possibile. Nel mio portafoglio ci sono alcune posizioni che non ho intenzione di vendere mai nella mia vita, che ho intenzione di tenere per sempre, finché i fondamentali e finché il business saranno buoni come sono adesso. Però ci sono anche altre posizioni che magari prendo in maniera, no, non voglio dire speculativa, perché non sono investimenti speculativi. Ma sono però investimenti in cui ho investito magari non super a lungo termine, ma investimenti in cui ho investito con l'idea di raggiungere un target e poi vendere. Quindi magari avete comprato un'azione e avete quasi raggiunto il vostro target, non l'avete ancora raggiunto, magari lontano del 10, del 20%, però nel frattempo ho trovato un investimento che vi sembra più interessante, che pensate possa rendere molto di più rispetto a quest'altro investimento che avete già effettuato. Perciò ha tutto il senso vendere l'investimento vecchio per aprirne uno nuovo, che secondo voi può rendere di più. Perché alla fine l'obiettivo di ogni investitore è quello di ottenere la migliore performance possibile e la potete ottenere soltanto revisionando il vostro portafoglio costantemente e cercando nuove opportunità sempre. Il punto numero 4 è il fatto che il business di Biogen è in deterioramento, i risultati stanno peggiorando, le vendite stanno peggiorando, gli utili stanno peggiorando, la situazione non è per niente buona e anzi è molto preoccupante. Nel primo video che avevo fatto su Biogen, in cui avevo fatto la valutazione, vi avevo esposto un caso peggiore. Ebbene, quel caso peggiore è diventato il caso base, è diventato il caso normale. Quindi la situazione sta diventando veramente bruttina per i miei gusti. Quindi io ho preferito scappare via. Avevo già venduto una grossa posizione, la maggior parte della mia posizione, dopo i risultati del trimestre precedente all'ultimo, perché i risultati mi avevano molto ma molto spaventato, non mi aspettavo una situazione così brutta già nel 2020 e invece la situazione è veramente diventata molto ma molto preoccupante. Quindi dopo questi ultimi risultati del trimestre ho deciso di uccidere completamente la mia posizione, adesso ho zero Biogen. Il punto numero 5 è il fatto che il management sta prendendo delle scelte a dir poco discutibili. La prima scelta un po' dubbia che ha preso il management è stato il fatto di andare all-in su aducanumab. Stanno investendo praticamente soltanto su questo farmaco, sì, ne hanno altri in lavoro, però il grosso degli investimenti va su aducanumab e questo è un grossissimo rischio. Stanno addirittura già iniziando ad investire per il marketing, per le vendite, per promuovere aducanumab, ma non è neanche stato approvato. Penso che sia una scelta veramente scellerata, perché se non verrà approvato avranno speso tutti quei soldi per niente. Probabilmente sono molto convinti dell'approvazione di aducanumab, però non lo so, secondo me è una situazione troppo dubbia che mi spaventa e non mi fa stare tranquillo. La scelta discutibile numero 2 è il fatto che il management ha deciso di attuare un buyback. Vista la situazione, penso che Biogen dovrebbe più che altro concentrarsi sull'effettuare nuovi investimenti, su cercare di rivitalizzare il business, di renderlo di nuovo profittevole come era una volta. Invece questi stanno scegliendo di investire in buyback. Questa è una cosa, secondo me, senza senso. Sì, le azioni sono a un prezzo molto basso, però se il business non si risveglia, se il business non migliora, potete fare tutti i buyback che volete, ma le azioni crolleranno comunque. Il buyback è una cosa molto positiva se un'azienda produce talmente tanto cash da averne abbastanza per fare nuovi investimenti e fare buyback. Però quando un'azienda è in una situazione di leggera difficoltà, probabilmente dovrebbe pushare di più sugli investimenti piuttosto che sui buyback. Diciamo che quando si analizza la scelta del management di pagare un dividendo o di fare buyback, si deve stare molto attenti, si deve fare molta attenzione, si deve cercare di capire se è la scelta migliore per l'azienda. Secondo me il buyback dovrebbe essere l'ultima spiaggia, come il dividendo, dovrebbero essere messi in atto soltanto nel caso in cui l'azienda producesse una quantità di cash flow mostruosa, da soddisfare sia i bisogni di investimento sia i bisogni degli shareholders, quindi buyback e dividendi. Però questi dovrebbero essere l'ultima cosa, la cosa meno importante. Pensate un po' se voi foste degli imprenditori, se aveste un'azienda, quale sarebbe la vostra prima priorità? Far crescere l'azienda, non ripagare gli azionisti. Perciò alla fine ho deciso di spostare i soldi che avevo investito in Biogen, che comunque erano una cifra abbastanza piccola per il mio portafoglio, in altre azioni che mi piacevano molto di più e che pensavo potrebbero darmi delle soddisfazioni migliori. Staremo a vedere nel futuro cosa succederà. In ogni caso vi dico che sulla posizione su Biogen ho perso più o meno il 5%, una somma ridicola, considerando il mio portafoglio totale, perché ci avevo investito abbastanza poco. Inizialmente, a un certo punto, qualche mese fa, Biogen era la mia seconda posizione più grossa, ma poi ho deciso di renderla molto ma molto più piccola dopo i risultati del trimestre che mi avevano spaventato molto. E voi cosa ne pensate? Avete Biogen in portafoglio oppure l'avete venduta? Non l'avete mai comprata? Fatemelo sapere nei commenti, sono molto curioso. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti, ciao!